Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico, anche questa puntatona dal colore di retrocomputing. Oggi parleremo di architettura di CPU, uno storico topic di informatica. Microprocessori RISC contro microprocessori CISC. Partiamo subito con il botto CISC Complex Instruction Set Computer. È un'architettura per microprocessori composta da un set di istruzioni molto numerose in grado di eseguire una eterogenea serie di operazioni complesse a livello di codice macchina. In origine tutti i microprocessori erano CISC: Intel 4004, Intel 8086, 8088, 286, 486, Pentium 1, 2, 3, poi dopo ho perso il conto. CIRX AMD. I vantaggi dell'architettura CISC: ecco, la compressione del gap esistente tra il linguaggio macchina e il linguaggio di alto livello sui compilatori. In alcuni casi le istruzioni CISC dei microprocessori sono addirittura più potenti e complesse di quelle che sono espresse a livello simbolico nel linguaggio di programmazione ad alto livello. Inoltre, le istruzioni CISC risparmiano memoria. Questa è la ragione per cui in origine i microprocessori avevano tutti un'architettura CISC. La memoria era un dispositivo molto costoso, per cui occorreva fare molta economia e quindi consumarne il meno possibile. Discorso a parte fu il 6502 e i suoi derivati. La CPU del 6502 non fu e non era una CPU RISC. Per quanto il set di istruzioni del 6502 e dei suoi derivati abbiano sempre avuto codici molto compatti. RISC Reduced Instruction Set Computer è l'architettura di microprocessori più semplici e lineari, in grado appunto grazie alla loro architettura più semplice di eseguire un set di istruzioni minori ma ad una velocità molto più elevata di un'architettura CISC. L'approccio RISC ha il grande vantaggio della velocità, ma il suo principale svantaggio è appunto l'occupazione di memoria da parte del codice. Essendo presenti solo istruzioni relativamente semplici, il codice scritto per macchine RISC tende ad essere più voluminoso e denso di istruzioni e quindi occupa più memoria di quanto possa occupare lo stesso programma con un CPU CISC. Verso la fine del 1970 furono pensate le CPU RISC basandosi su uno studio dei ricercatori IBM, i quali dimostrarono che all'epoca, intorno alla fine del 1970, a causa dell'uso dei compilatori, i programmatori sprecavano un sacco di spazio di memoria perché purtroppo i compilatori applicavano solo indirizzamenti semplici e non altri comandi più complessi e potenti che permettevano di fare le stesse cose, risparmiando però memoria e cicli di clock. Ecco, mancava l'ottimizzazione del codice macchina a causa dell'uso di compilatori che erano stati creati e che erano utilizzati comunemente dai programmatori. Ora sorse la necessità di progettare nuovi microprocessori più semplici con minori istruzioni per ovviare all'annoso problema dell'ottimizzazione del codice di basso livello. Ebbero a nascere così le prime CPU RISC con l'aggiunta della pipeline che elevarono enormemente le prestazioni di tali microprocessori. Pensate bene che il primo sistema che passò all'architettura RISC fu un supercomputer, il Cray CDC6600, a cui poi seguì un progetto della Berkeley e da qui nacque poi le CPU ARM, che furono poi applicate anche per il segmento commerciale ed home computing. Oggi la divisione tra RISC contro CISC non ha più senso. Le CPU CISC oggi scompongono i comandi CISC in istruzioni RISC ed eseguono le istruzioni RISC, accelerando così le prestazioni.
rimane però l'esecuzione di istruzioni CISC solo per alcuni tipi di comandi annessi alla particolare circuiteria dell'architettura interna di un microprocessore. Ok, per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima!